Il ministro Calenda ci ha detto che ci sono degli investitori interessati. Al momento ci sono 3 opzioni in fase più avanzata, poi altre opzioni potrebbero aggiungersi. Queste 3 opzioni, una è formata da investitori italiani, israeliani e cinesi. Una seconda opzione è un'azienda italiana del nord-est che già lavora negli elettrodomestici. Poi, diciamo, novità del giorno, perché ancora non è uscito fuori, un'azienda, una multinazionale giapponese che già ha insediamenti in Italia. Non ci hanno detto di più, ci siamo aggiornati al 23 di aprile al pomeriggio. Ci ha confermato che lo strumento del fondo contro le delocalizzazioni, come dire, è stato deliberato, deve essere soltanto registrato e alla fine di questo mese può essere operativo, quindi questo paracadute potrà essere aperto nel caso in cui l'opera di reindustrializzazione non si fosse completata al 31 di dicembre. Sicuramente una novità, perché è la prima volta in cui Invitalia potrà gestire e partecipare direttamente alle reindustrializzazioni, quindi un intervento pubblico nel lavoro, nell'economia. Ma sicuramente ci aspettavamo di più oggi, però devo dire che il Ministero e il Ministro Calenda si sono voluti prendere un po' di tempo in più per non affrettare comunque e non prendere decisioni sbagliate, quindi verificare anche i business plan delle aziende potenzialmente che possono prendere il posto di Embraco. I lavoratori si aspettavano un qualcosa in più, anche perché hanno una decisione importante da scegliere, se rimanere e quindi credere nella reindustrializzazione oppure se accettare i soldi delle buone uscite che abbiamo sviluppato nei precedenti accordi.